Benvenuti in Israele. Mi trovo a Gerusalemme in occasione di una giornata davvero speciale. Domani infatti sarà il 27 gennaio, ovvero la giornata della memoria, la giornata che è stata istituita per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto. E mi trovo dinanzi ad uno dei luoghi più significativi, il Museo di Yad Vashem di Gerusalemme, che è il museo che è stato inaugurato 9 anni dopo la formazione dello Stato di Israele per ricordare tutte le vittime dell'Olocausto. Anche se la storia della sua istituzione risale al 1953, il nuovo memoriale museo che vediamo oggi è stato aperto al pubblico soltanto nel 2005 ed è il secondo sito più visitato di Israele dopo il muro occidentale. Una volta entrati nella struttura a forma di prisma, ci si ritrova in un lungo corridoio che conduce nelle 9 gallerie, all'interno delle quali è possibile ripercorrere gli eventi che hanno cambiato e sconvolto la storia dell'umanità. Video, fotografie, documenti originali come ad esempio la lista di Schindler, resa celebre dal film di Spielberg, costituiscono il cuore pulsante di questo memoriale e permettono di approfondire una realtà che non può essere dimenticata. Superate le gallerie, il memoriale continua all'esterno, sulla cima del monte Herzl, con una splendida vista sull'intera vallata. Il nome del museo è Yad Vashem, che significa in ebraico un memoriale e un nome, viene dal libro del profeta Isaia, capitolo 56, verso 5. Concederò nella mia casa e dentro le mie mura un memoriale e un nome, darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. Camminando raggiungiamo la Sala della Memoria, imponente struttura all'interno della quale brucia la fiamma eterna, simbolo del ricordo costante. Sul pavimento nero invece sono incisi i nomi di alcuni tra i principali campi di sterminio come Dachau, Auschwitz, Birkenau e Bergen-Belsen. Molto toccante il memoriale che ricorda 1,5 milioni di bambini ebrei morti durante l'Olocausto. Un piccolo sentiero realizzato con pietre dal colore chiaro conduce all'interno di una grande sala buia, illuminata solo dalla luce delle candele che grazie ad un gioco di specchi si riflettono all'infinito, dando la sensazione di guardare un cielo stellato. Merita una menzione speciale poi il Giardino dei Giusti tra le Nazioni, più di 2000 alberi piantati in onore di tutte quelle persone non ebree che rischiarono o persero la propria vita per salvare quella di migliaia di ebrei. Ed è stata scelta come data quella del 27 gennaio perché in questa stessa data, nel 1945, vi fu la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Una visita qui al memoriale di Yad Vashem è un'esperienza emozionante e a tratti anche straziante, ma visitare l'esposizione e ricordare l'Olocausto e tutte le sue vittime è importante tanto per gli ebrei quanto per i popoli di tutte le nazioni, per non dimenticare.